Cosa ci fa quel cavallo lì? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Forse non è da abbastanza tempo che non faccio video su Minecraft Survival. E col bagnato. E indovinate un po', volevo fare diciamo una costruzione che farà riprodurre ancora di più i villici, perché ne voglio avere tantissimi. E da qua, come ho visto su internet un po', su YouTube appunto, ho visto che i villici contano come casa una porta, e diciamo una porta per loro equivale a una casa. Ogni villico ha bisogno di tre case, e cioè tre porte. E quindi voglio fare una costruzione con tantissime porte, come c'è anche lì un esempio, ecco, come quella là, come quella lontana. Con tantissime porte, così i villici la vedono come diciamo 10 case in una e quindi si riproducono un sacco. Allora, possiamo subito iniziare. Qua volevo fare le torri, diciamo, come vedete ho anche tantissime porte che ho già craftato, ho fatto tutto il territorio. Non so perché mi fa sempre questo rumore. Quanto la faremo alta? No, giusto per le porte, due. Due. Beh, da 3 va bene, vai. Da 3. Spacca. Da 3, forse mia sorella, vabbè. Non la prendete sul serio. Sta a vedere come faccio i video. Mi invidia. Scherzo. Allora, qua credo che vada bene. Sì, va anche abbastanza bene. Spacchiamo, spacchiamo. 3, giusto? Anche da qua, da 3. Vai, 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 vai. Allora, sì, fatto tutto. Qua c'è sì, tutto. Poi penso che farò qua sotto anche abbastanza legno, dai. Allora, spacchiamo queste cose qua. Vai, 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 vai,
Spero che mi basti. Oh, cos'è qua? C'è un buco? C'è un buco? No, non c'è nessuno. Allora, qua finiamo. Allora, io mi sto pentendo un sacco di una cosa che mi sono scordata di fare nell'antfaro, e cioè di dire le barzellette. Di due episodi di seguito non ho detto le barzellette, ma vi immaginate? Cioè, ma è una cosa bruttissima. Cioè, è inimmaginabile. Come ho fatto? Non capisco. Come si fa? Ah sì, infatti, come cavolo si fa? Vabbè, vai, finiamo la sua. Vai, metti. E poi ci metto le porte. E credo che il tetto è anche un po' una rottura, quindi lo farò off camera. Perché tutte le cose che non vengono, bla, magari anche il pavimento lo finirò off camera. Allora, qua ci mettiamo le porte. Da qua. Ecco. No, da qua. Sì. Non mi importa come vengono, visto il laterale. Non so se mi bastano, infatti non credo che mi basteranno. No, non mi bastano. Altre tre porte. Quindi metto un attimino pausa e ne prendo altre. Ecco ragazzi, ci risiamo. Qua ho fatto tutte le porte. E mangiare dopo. Vabbè, dai, tanto. Cosa ci vuole? Cos'è? Chi è qua? Che è? Sei parata sola? Oh! Cos'è? Il villico fantasma. Speriamo che almeno la pietra mi basti. Ma vaffa, amico! Vabbè. La riprendiamo. Mettiamo qua. Allora, questi video li vorrò magari fare anche un po' più corti, perché ho seguito. Penso che alcuni amici mi hanno detto che bisogna fare troppi un po' più tagli, perché farli troppi lunghi dopo un po' rompe. E condivido pienamente questa cosa. E quindi, infatti, avete già visto che ho fatto uno o due tagli, non mi ricordo. Vabbè, comunque, non sono tanti, però comunque c'è qualcosa. E quindi volevo fare video un po' più corti, magari, perché dopo sì, infatti, rompe un po'. Guardarle tutti da... Li fai più lunghi, magari come gli altri youtuber li fanno abbastanza lunghi, ma quando hai anche più pratica sai cosa dire, ma io non è che ho molta pratica, diciamo così. Allora, qua, sì. Poi...
Vorrei fare la costruzione da qua, mettere altre porte. Sì. Allora, da qua mettere altre porte. Sì, giusto, giusto, giusto. Ecco. No, sbagliato. Come si fa a sbagliare in questo modo? E poi magari, boh, vedrò. Allora, mettiamo altre porte. Il video non mi sembra abbastanza lungo adesso. Tanto lungo. Sì, infatti, non credo che sia molto lungo, però adesso ci guardo fra poco. È di qua? Sì, di qua. Allora, e cercherò di non parlare piano come faccio di solito nei video, perché non so, come ho già detto, non sono abituato a poi mi hanno anche consigliato di essere più vivace nel parlare, e hanno anche ragione, molta ragione. Allora, qua dobbiamo mettere altre porte, e qua forse ci faccio un fossato, perché così i villici cadono, non riescono più a risalire, dato che non hanno altro da fare, come ho visto su YouTube, si riproducono, credo, sì. Così il fossato sarà così, magari lo facciamo anche più profondo. Ecco. Poi qua ci dovrei mettere le porte. Poi viene una costruzione anche abbastanza bene. Bella, bella. Non ho il carbone, quindi non posso farlo. Non è che ce li ho dentro casa. Adesso vi presento anche la mia casa. Dai, entra. Questa qua è la mia casa e ho anche una pella d'omega. È la cosa più importante per me. Vabbè, qua non c'è niente. Allora, quanto siamo? Non, siamo poco, 6 minuti, figo, proprio fighissimo. Qua c'è la neve perché ci ho messo dei pupazzi di neve, sai, quelli là, sapete quelli là che tirano i robi di neve. Vabbè, adesso mi viene in mente. Comunque ci ho messo i pupazzi di neve. Che con fatti con le mie zucche, poi anche le carote, le patate, questo qua è il mio orticello che possiamo raccogliere adesso, e raccogliamo allora, no? Allora, no, l'ho rovinata quella, non era ancora pronta. Vabbè, dai, una non è la fine del mondo. Allora, poi qua dovremo ripiantare. Allora, facciamo veloce. Oh, due, un, due, un, due, un, due. Ma a me piacciono un sacco i villici per vabbè, molti motivi, però uno dei motivi per cui mi piacciono molto è perché tu raccogli praticamente il grano e poi loro lo piantano da soli. Questa è una cosa che interessante, diciamo. Poi lì ho anche il golem che ho riportato nel villaggio. E qua così, giusto, giusto. Il bello delle zucche è che non bisogna ripiantarle. Però bisogna fare un'altra cosa, e cioè cosa bisogna fare? Bisogna, sì, qua ci metto tutto su, patate, carote. Dov'è la mezza zappa? Dov'è la mezza zappa? Allora, facciamoci la zappa allora. Con gli ultimi tre. No! Con gli ultimi tre. Due. Vabbè, me ne è rimasto proprio. E poi facciamo così perché diversa, se no le zucche non crescono, da quanto ho imparato a mie spese. E qua c'ho gli orti di grano tutti pronti perché i villici se li ripiantano da soli. E questa qua è una cosa molto bella. Io me li prendo così e poi loro li piantano, abbassando la testa in un modo strano. Comunque. Vabbè, penso che questo video possa finire qui, poi quella là la finirò off camera e spero che ai villici piaccia e la frequentino, così si riproducono anche. E sì, tutto, è tutta. Ah! Poi la barzelletta, adesso non mi viene in mente niente, non mi viene in mente niente, scusate. Vabbè, facciamo un altro tipo di barzelletta, e cioè, aspetta, adesso vediamo, proviamo un villico. Facciamo la prima pubblicità del mio canale. Tempo di pubblicità. Adesso faccio finta di essere la voce del villico. Allora, ciao a tutti ragazzi. Da come potete vedere, questo canale è molto interessante. Allora, io vi volevo fare degli sconti sul mio magazzino. Potete darmi soltanto 37 carne marce per uno smeraldo che potete trovare solo in alcuni posti, come non mi viene in mente.
Allora, poi anche 9 lingotti d'oro per un altro smeraldo. Allora, facciamo anche. Alcuni miei compagni hanno anche degli sconti. Se voi pagate 2 smeraldi, loro ve ne danno uno incantato, ma dato che lo smeraldo incantato non esiste, ve ne danno uno normale. Non è una truffa. Poi andiamo a vedere altre pubblicità. Bello il mio villaggio. Altre pubblicità? 40 carne marcia per uno smeraldo. Sconto, 10 lingotti d'oro per uno smeraldo. Questo qua è un truffatore, quello è per me meglio. 14. Oh, questo è figo. 14 carne di maiale per uno smeraldo. 16, 17. Vabbè. Poi pane. Oh, guarda. Se loro raccolgono il grano mi danno il pane. 32 carte per me. Un libro e 25 smeraldi per un libro incantato. Faccio prima a spendere qualche esperienza. Poi qua, 16 per un. Vabbè. Oh, no. Cioè, al posto di mettere 2 ferri, 2 lingotti di ferro per farti una cesoia, ti devi mettere 4 smeraldi. Molto giusto. Il supermercato della truffa. Ci metterò qua un cartello scritto: il supermercato della truffa. No, scherzo. Poi qua era la stanza dove ho fatto riprodurre i miei villaggi. Poi qua c'è anche il fosso, però adesso vabbè, non mi va di ricoprirlo. E poi qua si sono riprodotti. Allora, credo che questo video possa finire qui. Perché si sentono degli zombie nel mio villaggio? Ah, forse sono oltre le mura. E che vogliono venire. Sì, è bello. Ah, eccolo lì. Ma non ce la farà mai a venire nel mio villaggio. Allora, ciao a tutti ragazzi, e credo che questo video possa anche finire qui. È durata meno del solito, 11 minuti. Vabbè, anche abbastanza. Comunque, ciao a tutti ragazzi e iscrivetevi, mettete un mi piace. Non ho mai detto questa cosa. Non ho mai detto iscrivetevi, mettete un mi piace. Me lo sono sempre scordato. Quindi adesso lo dico. Iscrivetevi e mettete un mi piace, commentate. E poi un'altra cosa che mi verrà venuta in mente è di fare un. Vabbè, ve lo spiegherò dopo. Ciao ragazzi, al prossimo video.